Positivo perché? Perché abbiamo sia sul fronte della repressione che sul fronte della prevenzione abbiamo dei dati positivi. Repressione positivi in che cosa consiste? Consiste in un aumento degli arresti, un aumento delle denunce a piede libero, un aumento dei delitti scoperti. Sul fronte della prevenzione noi abbiamo una diminuzione delle denunce, una diminuzione dei reati che vengono commessi e un aumento delle persone, e mi riferisco solamente ai reati contro il patrimonio, un aumento delle persone che sono state trovate in possesso di oggetti atti allo scasso. Quindi persone che sono state denunciate perché in possesso di grimaldelli, chiavi e quant'altro, e ovviamente il dato è importante perché si tratta di furti sventati. Purtroppo così a linea generale non si può mai quantificare la prevenzione. L'unico elemento che ci può aiutare nella quantificazione della prevenzione appunto è la diminuzione dei reati stessi. Ma comunque qui ho un elenco dei dati che ovviamente trattandosi di numeri è bene che verranno dati a ognuno di voi e poi sviluppati in sede di articolo stato. Però grosso modo ecco, sono dati, voglio dire che abbiamo come arma dei carabinieri in provincia circa 10.470 delitti perseguiti dall'arma, con una diminuzione del 12% rispetto a quella dello scorso anno. E per quanto riguarda i delitti che persegue l'arma, sono circa il 65% dei delitti denunciati, quindi grazie proprio alla capillarità dell'arma stessa e il front office e la forza di polizia di prossimità che si trova a confrontarsi con il cittadino. Come ho già detto, abbiamo una diminuzione dei delitti denunciati rispetto a quello dell'anno scorso e di contro invece abbiamo un aumento del 12% delle persone che sono state arrestate. Un aumento anche delle denunce in stato di libertà, quindi anche lì abbiamo un aumento dell'11% rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda il contrasto alla criminalità organizzata, ancora una volta in sede di aule giudiziarie, e parlo del processo di appello a Genova, l'indagine la svolta in sede di appello sono state confermate ben 11 condanne. Abbiamo alcuni esempi di operazioni più significative: l'arresto di due soggetti di nazionale spagnola che alla guida di un auto articolato avevano nascosti all'interno del mezzo stesso circa 600 kg di hashish. Abbiamo anche l'arresto di un italiano responsabile di 4 furti avvenuti la scorsa primavera a Imperia e nelle zone limitrofe, di un albanese che si era dato a più furti in scuole di Imperia, di sequestro di almeno un paio di piantagioni di canapa indiana. Sono stati trovati due soggetti con una droga abbastanza con effetti che sono devastanti per il corpo, parlo per la sostanza che prende Chabot. È stato trovato un cittadino francese di origine turche con un vero e proprio arsenale di armi. Per quanto riguarda invece i reati contro il patrimonio, che sono circa il 45-50% della intera delittuosità in provincia, ha permesso di arrestare
o denunciare 323 persone per furto e 37 per rapina. Ricordo le persone che sono state trovate in possesso di oggetti e vernesi da scasso, e quindi si parla di prevenzione. Il traffico, la lotta al traffico delle sostanze stupefacenti ha portato ad arrestare 55 persone, 75 denunciate a piede libero, oltre alla droga che ho detto poc'anzi, la piantagione e quant'altro. Ma non solo, anche per quanto riguarda la tutela della salute, i colleghi di Genova, sia del NAS che del NOE, hanno lavorato a stretto contatto con i colleghi di Imperia, che hanno rilevato numerose violazioni e sequestrato dei cibi che non erano in norma con le leggi e i regolamenti. Anche per quanto riguarda il lavoro nero, noi abbiamo in provincia un nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri che insieme alla territoriale svolge una serie di controlli e ha fatto sì che ci fossero 80 accessi a cantieri o attività economico-produttive, controllato 220 soggetti, di cui 35 sono risultati completamente in nero e altri 45 in situazione di irregolarità. Sono state